Matteo Fiore, karateka delle Fiamme Gialle a Campobasso per i campionati nazionali universitari, evento che per te ha un sapore speciale. Proprio un anno fa vincevi la medaglia d'oro con il CUS Casert. Sì, esatto. Un anno fa ho vinto il campione italiano universitario e diciamo è emozionante venire qui come ospite dopo un anno e non come atleta appunto. Diciamo, sono lusingato, sono veramente felice di questa cosa. Al di là del titolo universitario, in carriera tantissimi risultati di spessore, diciamo, come sei arrivato così in alto? Ci vuole tanto impegno, tanta costanza, un pizzico di fortuna che diciamo ci vuole sempre, però innanzitutto quello che voglio dire ci vuole la passione per lo sport che non deve mai mancare, perché se si perde quella si perde proprio il valore dello sport. Per te medaglie individuali e di squadra, prima a microfoni spenti ne parlavamo, qual è il più bello? La medaglia più bella che ho vinto è stata al campionato del mondo Under 21 nel 2022. È stata un'emozione unica vincere il campionato del mondo, ma anche vincere la scorsa settimana il campionato europeo a squadre ha avuto un sapore diverso perché l'ho fatto con i miei compagni di nazionale, che diciamo è un altro mondo. Io che pratico uno sport individuale, poter condividere una medaglia con altri miei compagni è un'emozione unica per me. Prossima tappa, il mondiale quasi alle porte per provare ad arrivare in alto. Sì, il mondiale nel 2025 in Egitto, si punta a quello, ovviamente alla medaglia d'oro. Incrociamo le dita, io darò tutto per arrivarci, per arrivarci al meglio e vincere. Se c'è un consiglio che ti senti di dare ai ragazzi, ai giovani che si avvicinano allo sport e magari partecipano per la prima volta ai campionati nazionali universitari. Allora, il consiglio che mi sento di dare, che è un consiglio spassionato per l'appunto, è quello di metterci amore in quello che si fa, di non sentire pressioni esterne, di dover per forza vincere la medaglia. Bisogna andare sul tatami di gara, bisogna andare in gara e divertirsi, poi il resto verrà da sé.